Ma ora veniamo alle meraviglie di Kyoto. In assoluto al primo posto c'è Gion, il quartiere tradizionale in legno delle geishe. Se voi venite qui alle 11:30 di sera, ragazze, ne vedrete tantissime che escono dalle case da tè, che hanno finito il loro lavoro, perché dovete sapere che sono stipendiate dallo Stato giapponese, proprio perché devono portare avanti quelli che sono gli usi, i costumi e le arti di intrattenitrici. Quindi vedete queste donne eteree, bellissime, che fuggono perché non vogliono assolutamente essere fermate, e rimarrete pervasi dalla notte di Kyoto, perché è tutto così illuminato con questa atmosfera surreale e queste dee che escono dalle case. Poi mi è piaciuto tantissimo la via di Pontoncio. È una via caratteristica tradizionale dove ci sono un sacco di ristoranti deliziosi. E ora una carrellata di templi che vi farò vedere nelle foto successive. Kinkakuji, il Tempio d'Oro, il suo giardino fa sognare, era la villa di uno shogun e posso solo immaginare che vita ha fatto lì dentro. Il Jinkakuji, il padiglione d'argento, un giardino zen giapponese che lascia senza fiato. Poi abbiamo la foresta di bambù di Arashiyama, wow, anche se è troppo affollata. E poi abbiamo il Kiyomizu-dera, che è il tempio dell'acqua sacra. Bevetela assolutamente più che potete perché porta benissimo. E ai piedi del Kiyomizu percorrete quella che è la Ninnenzaga e la Sannenzaga, che sono queste strade storiche stupende. E poi abbiamo il Fushiminari, un tempio dedicato alla prosperità economica. 1.000 archetti rossi che sono stati donati dalle aziende giapponesi proprio come protezione economica. Mi raccomando, andate anche a Nara, un'ora di treno da Kyoto, c'è il tempio in legno, il Todaiji, il più grande del Giappone, con questo parco dove ci sono tutti questi cerbiatti in libertà. Ragazzi, i contro non ce ne sono in Giappone, vi potete sforzare quanto volete, ma non ce ne sono. Scusate, mi sono dimenticata una cosa fondamentale, che è stata l'esperienza più bella veramente che io abbia mai provato in un paese asiatico. Io ho fatto la vestizione originale della geisha. Sono entrata all'interno di una casa tradizionale a Gion. C'erano proprio delle geishe, che mi hanno truccato. Mi hanno vestito, mi hanno messo la parrucca, quella tradizionale, pensate che pesa quasi 3 kg. Non potevo assolutamente uscire in quei modi, ma è solo un'esperienza culturale per avvicinarsi a quelle che sono le loro arti. Mi hanno inserito quasi 5 corpetti e 4 kimoni. Io a un certo punto non riuscivo più a respirare, è veramente una tortura. Però ovviamente queste donne perseguono il loro ideale di bellezza e quindi fanno di tutto per rendersi così. È stato veramente un'emozione forte e vi posto il video.